Ciao raga, benvenuti nella mia vita. Guardate chi c'è qui oggi. Ciao. La mia bambina Rossana. La mia santa mamma, perché poverina è una santa, perché ha una figlia come la sottoscritta. Sì. Dai mamma, non essere così. Vabbè. C'è la regola, vabbè. Oggi è l'8 marzo, proprio oggi. In realtà voi questo video lo vedrete venerdì 12. Quindi vabbè, chi se ne frega. Noi stasera ci prepareremo una cenetta meravigliosa solo per noi donne. Noi ci dobbiamo coccolare, noi donne, ok? E il cibo è la coccola più bella del mondo. Direi. Anche i grattini della mamma, eh. Che cosa faremo? Prepareremo i paccheri freschi che mi ha portato la mammotta. Guardate che belli che sono. Sono spettacolari. E i gamberoni, giusto? Sì. Per secondo. I paccheri li faremo con il sughetto tipo alla napoletana e le vongole. Mamma lo sa, che ogni volta dico: mamma, rifacciamo gli spaghetti alle vongole. E ogni volta che vado al ristorante io ordino gli spaghetti alle vongole. E ovviamente, puntualmente, non me li fanno come dico io e mi girano i bar. Però io do sempre fiducia agli altri. Sbagliato, non bisogna fidarsi di nessuno. Comunque poi dopo faremo anche la prova dell'assaggio finale e vediamo se ci potremo meritare la coccarda di Vera Princess. Ricordatevi, mi raccomando, di mettere like a questo video se può piacervi la nostra ricetta e di cliccare qua sopra sulla campanella per rimanere aggiornati sui miei video con una notifica. Se non siete iscritti al mio canale, fatelo subito. Iniziamo la nostra ricetta perché la Katie inizia ad avere una certa. Senti i ruggiti? Sì. Maya, li senti anche tu? Vai, Maya, stai scappando? I ruggiti addirittura. Ok, mamma, quindi da dove iniziamo? Allora, io sciacquo i pomodorini. Okay. E tu dovresti tritare mezza cipolla. Mezza? Sì, okay. Sottile. E l'aglio, E l'aglio. Va bene. Vado? Vai. Iniziamo, raga. Tac. La tagliarla sottile, giusto? Sì. Ma la lascio tipo a fette grandi o no, tritata? Bella sottile. Tritata? Sì, sottilissima. Ok. Io chiedo alla mamma, ma tanto lo sapevo anch'io, eh. Era il mio cibo preferito da piccola. Qual era? Guarda un po', erano gli spaghetti alle vongole. E basta, se io mangiavo solo quello anche da piccola? No, la pizza. Ah sì? Le patatine fritte. Figurati, tutte le robe sane. Sì, tutte roba sana. Stranamente sushi non ti piaceva? Beh, no. Ma forse non c'era neanche ancora la cucina del sushi. C'era? C'era già, sì. Ti ricordi sulla Rodigarda? Ah, che bella cena! Adesso vi racconto un aneddoto. Quella era cinese, ma è stata la prima bella manifestazione da parte della casa. Allora, se avete lo stomaco debole e state mangiando in questo momento, mi dispiace. Oh, sto per piangere, aspetta. Mi scendono le mi bruciano gli occhi! Aiuto, raga. Parliamo dei cinesi. Era la prima volta. Quanti anni avevo, più o meno? Avevi 6 anni. Sto coprendo. 6-7 anni. Che cacchio è sto odore di fritto? Cosa? Ma mi ricordo proprio l'odore. Lo ricordo, era terribile. Però. Hai sentito l'odore, è iniziato a storcere il naso. Ricordo che ho mangiato. Hai assaggiato qualcosa. L'involtino primavera. Tutto bene. Usciamo dal ristorante, cioè capisci, avevo tutto il tempo poi all'interno di andare in bagno, invece no, sto piangendo, raga. La Katia era una che aveva gli occhi più grandi dello stomaco, anche da bambina. Adesso raga, cioè, mi piace sempre infatti esagerare nella mia vita, perché se non muoio non mi va bene. Un po' di cipolla? No! Devi mettere gli occhiali, scusa! Certo, no! Il segreto per tagliare la cipolla è sciacquarla sotto l'acqua e dopo vedi che non succede questo. Spiaggia, raga! E devi sciacquarla la cipolla! E se no ti metto... Vuoi continuare tu? Finiamo la storia! Praticamente usciamo e dico raga, mamma, ho una sensazione strana, tipo non sto tanto bene, tempo zero, mi giro,
che ho una macchina qua, la macchina di un taxi, e io vomito sopra la macchina, copro la ruota, tutti i posti dove potevo vomitare sulla macchina di un taxista che probabilmente era anche lì da qualche parte, ha visto la scena, ma non lo so se è proprio venuto il taxista, no? E beh, è venuto dopo, ha guardato la macchina e ha detto, è fatto così. Ma cos'è successo? Mi scusi, no, ma la bambina non sta... Non sta bene la bambina, cioè le robe proprio da... dell'altro mondo. Allucinante. Io ho giurato sulla mia vita che non avrei mai più mangiato cinese tutta la mia vita. Poi ovviamente è una delle mie cose preferite e quindi le mangio. Io ho comprato ho fatto una scorta di ravioli. Sì, una camionata di ravioli ho preso. È una delle tante vicende che Katie faceva, no? Cose strane. Direi. Vabbè, io direi di continuare la nostra ricetta. Ah, io lo schiacciavo, giusto, sì, mamma? Certo, okay. Sì, meglio abbiamo lo schiacciaio così non. E la cipolla la finisci per tagliare. Sì. Io ho già dato, basta. E qua abbiamo messo la nostra cipollina che ovviamente sto già bruciando, mamma! No, come bruciando? No, scherzo. Scherzo. Ma la bagniamo con un po' di vino bianco? O sì, no? Sì. Ok. Intanto la mamma sta lavando appunto i gamberoni, i nostri gamberoni, e le vongole. Veraci, guardate che belle che sono. Le cicciottine, ciao, io le mangio tutte. Così? Va bene? Per un po'? Ok. Ok. La facciamo andare lentamente. E nel mentre stiamo facendo anche scaldare la griglia, perché lì appunto ci mettiamo i nostri gamberoni. Direi che è abbastanza calda, no? Ok. Che belli questi gamberoni. Sono quelli belli, sì. Quelli soliti che prendi. Dovrebbero essere quelli argentini, non lo so. Sì. Non me ricordo. Sì, sono particolarmente grandi. Si chiamano quelli reali, questi gamberoni? Boh. Non lo so, mamma. Che cultura culinaria. Sì, ma infatti. Che spettacolo! Miam miam miam. Ok, non tanto pepe, Katia, No, no. Perché tu sei sempre esagerata. Il gamberino lo metto il pepe? Dopo. Adesso bisogna mescolarlo. Ok. Sì. Adesso, anzi, li devi girare. Devo girare, li giriamo. Ecco. E vai. Occhio. Uno alla volta. Mamma! Caspita, Katia, usare la palestra. No, aspetta, partiamo da qua. Bravo, piano, con calma. Sì. Hai abbassato la fiamma, Sì, sì, l'ho abbassata, mamma. Ecco, lentamente devono cuocere, non devi vedere la bruciolina. Beh, a me piace la bruciolina, Lo so, però non è che è carbonizzata. No, aspetta. Ah, ecco, sì. Devo raccontare un aneddoto bellissimo che mi è appena venuto in mente. Praticamente noi tutti gli anni facevamo i Natali qua, no? Quindi c'erano 30-40 persone della famiglia che arrivava da tutta Italia, bellissimo. Quindi vanno tutti qua, cioè sembrava proprio il film Mamma ho perso l'aereo. Le sclerate, la nonna, la mamma che cucinavano pasta. Avevamo un cane, un setter irlandese. Stavamo apparecchiando e c'era una bellissima soppressata. Un salamone piccante sul tavolo. Ha visto tutti impegnare. Bella lì. Ha preso la soppressata piccante, si è mangiata tutta. Ma poi è stato male, non mi ricordo. Sì, è stato male, poverino. Il giorno dopo. Si bruciava il cane. Però se l'è divorato. Infatti tu hai tentato di tirarglielo fuori dalla bocca. Adesso abbiamo i gatti, non c'è più. E vai, adesso abbiamo anche i gatti che lì arrivano quando sentono il profumo di pesce. Uno i mattacchioni. Infatti c'era qua mai amica perché l'aveva già sentito l'omorino. Ora noi copriamo le nostre vongole. Assolutamente sì, perché devono del vino bianco o no? Un pochino appena. E poi le copriamo immediatamente, sì.
Ok, va bene. Ok. Il pepe lo mettiamo dopo, sì. E adesso le facciamo aprire piano piano. E vai. Già pigiato? Sì, pigiato, ma... Abbiamo fatto rec. Okay. Vieni a vedere. Vediamo. Qui si sono aperte le nostre vongoline. Wow, la mediterranea, bene, la napoletana, brava. Oh brava. Mio Dio, aspetta. Prezzemolino. Mamma, aspetta, prezzemolino, un corno, fammi assaggiare. No, dai. Dai, Katia. Una, fammi assaggiare. E te pareva? Cocco. Dai che dobbiamo fare il resto, su, vai! È il momento di mettere la nostra pasta, che in quanto cuoce i nostri pasti che sono pochissimo, freschi. Sono quelli freschi, 5 minuti. 5 minuti, scritto. Se non li mettiamo tutti. No, farlo. No, per carità. Però per tutto quel sugo lì, oh cacchio. Ti pareva. Oh, Katia, il maccherone! Vieni qua, vieni qua. Quanti ne metto? Metà della pentola che hai, perché guarda che diventano enormi, Così? Sì. Va bene, questi va bene, no? Va bene, no. Ok. Ce l'ho fatta? Perfetto, brava. Ok. Vabbè, okay. Magari gli mettiamo una goccia d'olio dentro l'acqua, così magari non si attaccano. Sì, appena appena. Sì. E vai. Ho fatto un po' di casino? No, due maccheroni nei gamberoni, perfetto. Va bene. Adesso vanno, ok, occhio ai gamberoni, ti converrà spegnerli, sai? Sì, adesso sono pronti. Secondo me sì, la fiamma. Ci siamo! Stiamo quasi per mangiare, raga, sto morendo di fame, non ce la faccio più, mamma, cioè sto svenendo, ok, basta. Che però è la bottarga. La bottarga? Sì. Bottarga. Non ce l'hai in frigo? No, chi cavolo ci ha pensato alla bottarga? Ti pare che ho pensato alla bottarga? Perché? Perché? Ci sta. Non ce l'ho, mamma, la bottarga, non ce l'ho. Ma chiesto pure il patè, non ce l'ho, c'ho il patè quello del cavolo al salmone. Adesso c'ho questi effetti di pane, mamma, che sono brucia tutto. Io pane. Basta, basta cucinare il pane. È pronto, mamma. È pronto, è passato un po' di tempo. Dovrebbe essere pronto. Dai, io fame. I pancake sono lunghi, dice 5 minuti, ma mi sa che è un po' di... Katia, sta attenta a non ti scottare, perché mi sei una pasticciona te. Dai, per favore. Dimmi dai, com'è. Non dire così davanti a tutti. Sono cotti, sono cotti, dimmi. E sono cotti. Katia! No, ma... Ma dai! Non esiste! Katia, sbrodolato le cugia. Va bene che era pulita la piastrella, però... Katia, sono pronte! L'abbiamo fatta! Sì. Ecco, magari a mezzanotte riusciremo a mangiare, che mamma dici? Mamma mia, dai, sono le 9:30. Sì. No, 10. Non lo so io, Vabbè, ci dobbiamo trattare bene oggi! Alle 10, chi sì. Se ne frega! Sì. Dunque un po' d'acqua, o no? Sì, appena, abbassa la fiamma. Ne ha fatto poca quina le vongole, queste vongole qua, però sono le nostre italiane. Sì, sono quelle mediterranee, però sono centrifugate, probabilmente hanno tirato via un po' di sale. Raga, fare il video e cucinare intanto non è proprio così facile come si pensa. Con il video tutti i miei amici chef che fanno gli youtuber, tipo ho fatto in casa Benedetta, chef Barbato, poverini, poverini. Quindi siamo subito a mangiare. Mangiamo? Sì. Io voglio mangiare con cucchiaio, però aspetta. Il pacco non si mangia con cucchiaio. Io mangio come voglio. Voglio mangiare con cucchiaio, ok? Oh, la gente, i miei amici lo sanno che io mangio con cucchiaio. Ok, l'appetito, mamma mia, guarda che sigaretta! La marinara, gnam gnam gnam. Sì, direi. Com'è? Stupenda. Buono. Ve li consiglio,
Facilissima come ricetta, è una ricetta molto semplice, infatti qua non stiamo insegnando niente a nessuno, non è un canale di cucina. All'alba delle 10, un brindisi a tutte le donne, mamma, facciamo un brindisi a tutte le donne. Direi. Auguri donne. Ricordatevi donne che noi siamo sempre molto importanti e non soltanto il giorno dei diritti della donna, quindi cin cin a tutte. Cin cin. Forza e coraggio. Ciao. Forza. Cin. Saluto a voi. Auguri mamma. Inoltre raga, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non si fa la bocca piena, non so mamma, non mi guardare, ma mi sta guardando male. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere like, mi raccomando. Vi vogliamo bene, ciao raga. Adesso possiamo mangiare tranquille, ma non parlo più, lo giuro. Io prendo la mia mano. No, dai, tua. Sì, sei tu la... no, io prendo te perché hai fatto una figlia meravigliosa come me. Ecco, appunto. Brava. Hai fatto bene.